Il prestigio delle nostre forze armate è tale che tanti desiderano l'abbigliamento militare, da quello dei carabinieri all'aeronautica alla marina. Guardate. Simpaticamente, mio figlio vuole fare il carabiniere a 5 anni e siamo curiosi di vedere l'abbigliamento dei carabinieri. Sulla destra abbiamo una parte donna, centrale uomo e abbiamo anche un piccolo reparto per il bimbo. Difesa Servizi è la società in-house del Ministero della Difesa, valorizza e gestisce economicamente una serie di asset delle forze armate e si configura come una vera e propria multiservizio della difesa. C'è chi cerca una maglietta con la scritta Folgore, chi vuole il giubbotto dell'aeronautica militare o semplicemente vestire i colori della Marina o dei Carabinieri. Tutti pazzi per i negozi che vendono abiti che si ispirano alle nostre forze armate. Sono ormai centinaia in Italia e all'estero e da 10 anni gestiti da Difesa Servizi. Anche perché ci permette di veicolare l'immagine delle forze armate e la forza dei valori che si rappresentano anche tra i cittadini. Che cosa cercate in un negozio col marchio Esercito? Un buon prodotto con del materiale di qualità a un prezzo abbordabile. Il nostro punto di forza è anche diciamo, molto l'abbigliamento camouflage. Le foto dei reparti in attività e sugli scaffali di questo negozio dell'esercito, così come in quelli dedicati ai carabinieri, all'aeronautica, alla marina militare, ci sono abiti che si ispirano alle quattro forze armate che ci proteggono. Che ne riprenda i valori, la tradizione e anche i colori simbolo dell'arma dei carabinieri. Questa è la felpa della Brigata San Marco, mentre questa è la felpa della linea Amerigo Vespucci. Cerca sicuramente aeronautica militare, quindi cerca un capo iconico, rappresentativo e che gli dia sia distintivo rispetto a tutto il resto che indossa. Guarda, ho anche appena comprato una felpa del carabiniere, quindi Marina militare o l'aviazione, cioè a me piacciono tutte Queste queste linee linee qui. così, sì, piuttosto. Sarà perché non ho fatto il militare e quindi. Perché sui nostri capi è fondamentale che ci sia Aquila Turrita sul lato del cuore e la bandiera italiana rappresentativa della nostra nazione. Lei è